Siamo arrivati, Duca e panze coce, dicono. Ancora proprio no, ma vicino, vicino, perché siamo in semifinale. La partita col Pisa che giochiamo stasera è una partita fondamentale, poi avremo il ritorno domenica all'Arena Garibaldi alle 20:30, ma chiaramente un eventuale passaggio del turno permetterebbe all'Arezzo di avere la finale e in quel caso o con la Triestina o col Ferrari Pisarò, e il Ferrari Pisarò sarebbe per noi un vantaggio perché chiaramente è arrivato in classifica a meno punti, diciamo, dell'Arezzo in classifica, quindi permetterebbe alla squadra Amaranto giocare la seconda mentre in casa. Mentre col Pisa in casa di pareggio gol al 90esimo, non ci sono i supplementari, quindi se al 90esimo in caso di vittoria dell'Arezzo e vittoria del Pisa con le stesse, diciamo, segnature, chiaramente passa purtroppo il Pisa. Però ora siamo a giocarsi questa partita importantissima. Senti, ma in trasferta mica contano il doppio di gol. No, non è come in Coppa, è la sommatoria. Se diciamo c'è due pareggi, facevo chiaramente per spiegarlo a loro, perché chiaro, c'è qualcuno che è un lagato. No, con due pareggi, qualunque sia il risultato, passa chiaramente il Pisa perché aveva una posizione in classifica superiore all'Arezzo. Il Pisa è arrivato terzo. Io faccio gli auguri di... Sarà già guarito il nostro presidente, ma insomma l'hanno aggredito. Certo, questo è stato un episodio veramente increscioso, come si usa dire, anche sì, perché una partita di calcio va giocata nel rettangolo e non chiaramente fuori dal campo, e poi non sono ancora riuscito a capire il motivo. Non so se te, Leo, l'hai capito questo motivo dell'aggressione al presidente. Cioè, perché è andato a salutare i suoi tifosi, perché non si può andare a salutare. Dice che ha fatto una danza maori. Ah, ho capito. Ma che c'è la gente strana. Vabbè, ora lì. Tra l'altro, presidente, anche diciamo c'è stato un malinteso anche con noi, che non volevamo certo dire che l'Arezzo si trova come l'anno scorso, perché ci riferivamo fatto che diciamo anno abbiamo parlato più che altro di beghe societarie. Bravo. Quest'anno a me piacerebbe parlare del calcio giocato. Quest'anno c'è stato, diciamo, un frangente in cui Franzemi e il presidente ci sono stati degli attriti, ho detto non ritorniamo a parlare come l'anno passato delle beghe, sì, societarie, non che la situazione economica sia equiparabile a quella dell'anno passato. Quest'anno è una situazione florida importante, l'Arezzo già, ripeto, ha tutte le carte regola per iscrizione al prossimo campionato, io spero di Serie B. Ora più che altro stasera abbiamo questa partita importantissima, cerchiamo di giocarla con tranquillità, perché io sono convinto che l'Arezzo può andare a vincere anche a Pisa, però insomma, certo, una vittoria anche di misura in casa ci permetterebbe di andare a Pisa con più tranquillità. Va bene. Presidente, abbiamo qualche dubbio sulla formazione, questo se ti interessa, perché abbiamo in centrocampo, anche se Rotti ha avuto un piccolo, diciamo, contrattempo, Buio non ce la dovrebbe fare, quindi insomma speriamo che almeno il centrocampo Amaranto riesca a operare qualche pedina, anche se diciamo i sostituti sono importanti, ma nel centrocampo diciamo il centrocampo è il fulcro della squadra, quindi insomma speriamo che Misti d'accanto abbia la possibilità di fare delle scelte non obbligate. Io spero che il presidente, anzi Giorgio, visto che quando l'ho chiamato mi ha detto Leonardo, diciamo Giorgio. Te sei in confidenza, Giorgio, quindi. Ci hai fatto sognare fino a... Io lo chiamo presidente, te lo chiami Giorgio. Non ci fare svegliare, no. Giorgio. Non va mica a campo il presidente, il campo ci fa giocatori, sì, quindi il presidente ha già fatto. Padre, su, lo so, così, lo so. Buongiorno. Quello lungo.